Eh sì, ne è passato di tempo, ma a considerare lo stato di salute dell'Ateneo non sembra siano trascorsi 4 secoli dalla fondazione. L'Università di Cagliari svela i propri archivi e li offre sulla piattaforma web, dove chiunque potrà accedere e ripercorrere i 400 anni dell'Ateneo, che sono anche i 400 anni della storia dell'isola. Sicuramente il lavoro che è stato svolto dall'archivio storico dell'Università è molto importante, quasi 16.000 schede che sono le schede degli studenti, dei professori, dei rettori che hanno dato vita, hanno animato questa università dal 600 fino al 900. Ecco, quindi non solo numeri, ma la storia di queste persone, la biografia, il loro percorso, che è un percorso che riguarda non solo l'Ateneo, ma la società con cui l'Ateneo in questi 4 secoli è entrato in relazione, quindi la Sardegna tutta e non solo la Sardegna. E la storia è anche scuola e non va mai dimenticata. La storia è maestra di vita, non possiamo pensare, ma minimamente ci deve sfiorare il pensiero che il passato non esista. Negare il passato, negare eventi che sono effettivamente accaduti, questo è un aspetto che a me preoccupa moltissimo, perché non è tanto un problema legato ai singoli, quanto che se una società comincia ad accettare il fatto che non esista il passato, ha finito di crescere. E questo non deve, ovviamente, noi non lo dobbiamo permettere, io sono sicura che i cittadini non lo permetteranno mai.